Stavo tentando di ricordare quante volte ho sentito nel corso di varie campagne elettorali nel nostro paese dire che al primo posto c'è sempre la scuola, che la formazione deve essere l'elemento chiave per qualunque programma di governo. Però a tutte quelle volte in cui l'ho sentito dire, poi non sempre, anzi quasi mai, ha corrisposto un'effettiva svolta. Per fortuna noi, grazie anche appunto a persone che si impegnano nel mondo civile e in base ai loro valori religiosi, possiamo conoscere meglio e districarci anche le varie azioni dei governi. Vi dicevo che è arrivato un decreto scuola, è stato appena approvato la Camera, e lo ha denominato, chi lo aveva proposto, decreto sport scuola. Naturalmente di questi tempi, inclusività è una delle parole chiave. Ne vogliamo parlare subito con l'esperto Suor Anna Monia Alfieri, che ritrovo con grande gioia. Bentornata a Padre Pio TV, Suor Anna Monia. Se Buongiorno a lei e ai suoi telespettatori. Grazie, mi dai del tu sarei più contenta. Io ti ho dato del tu, in genere non mi permetto, ma grazie. stavolta mi veniva No, no, spontaneo. onorata e grata. Dunque, con questi 185 voti favorevoli, 109 contrari, la conversione è data per scontata entro fine mese con il passaggio in Senato. Che cosa significa adesso veramente nel nostro paese incrementare anche il fattore sportivo come fattore di inclusione? Sì, io credo che tu hai detto molto bene, la scuola per tanto tempo è sempre stata oggetto di campagne elettorali. In ogni campagna elettorale si è detto rimettiamo al centro la scuola. Io l'ho detto più volte, la scuola italiana è una scuola che soffre e soffre molto, è una scuola classista dove soltanto il ricco può scegliere Malato. fra una scuola statale e una scuola paritaria. È una scuola discriminatoria perché discrimina ancora gli alunni disabili ed è una scuola profondamente regionalista. I primi posti OCSE e PISA arrivano le scuole, gli studenti del nord Italia, gli ultimi posti il sud. L'Istat ci dà un identikit del ragazzo che si perde durante il percorso, di colore meridionale maschio. E questi sono dati drammatici. Drammatici Ripetiamolo dell'Italia. questo elemento dell'identikit, perché non deve sfuggire così. Evidentemente. Esatto, l'Istat dice che il ragazzo che si perde, cioè che si perde nel circuito scolastico, ha queste caratteristiche: maschio, extracomunitario e meridionale. E questo è un dato drammatico, drammatico perché vuol dire che la scuola italiana, che è sempre stata un grande ascensore sociale, anzi l'unico ascensore sociale, perché permetteva di colmare quelle disparità di partenza che erano dovute a ragioni economiche fondamentalmente, alle ragioni di origine di nascita e territoriali. Non lo è più, non lo è più perché per più di 20 anni, io dico politiche scellerate e irresponsabili a tutti i livelli, nazionali e locali, hanno utilizzato la scuola facendola diventare una preda della campagna elettorale, cioè un luogo dove promettere posti di lavoro, trasformando la scuola italiana in un postificio. Un attimo, Suor Peraltro, Anna, un questo. attimo, perché tu mi insegni che non si può continuare con tanti concetti importanti senza in qualche modo spezzettarli. E allora io mi corre anche l'obbligo per professione, devo anche citare la dichiarazione del Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che rivendica comunque su una parte di questa misura a sostegno proprio degli stranieri con fondi che saranno ben individuabili, dice, per gli studenti di origine appunto extracomunitaria che dovranno acquisire una conoscenza adeguata dell'italiano con corsi obbligatori e docenti dedicati. Beh, sicuramente noi sappiamo
che partire per noi italiani da conoscere meglio le lingue, come ad esempio l'inglese, sarebbe anche ora perché siamo rimasti ancora un po' indietro, ma soprattutto per chi pian piano si inserisce nel nostro tessuto sociale e culturale, nel tessuto civile, che sappia la lingua italiana, ci sembra ancora tutto sommato doveroso. Se diamo una mano in più è meglio, dico bene. Infatti, come dice bene il ministro dice molto bene. Difatti, la descrizione che io ho dato era la descrizione di che cosa è stata la scuola italiana per tanti anni e di come sia necessario riprendere in mano e riportarla ai livelli europei, dove grazie ad una libertà di scelta educativa fra scuole statali e scuole paritarie, in tutta Europa gratuitamente le famiglie scelgono fra statale e paritaria, la scuola diventa di qualità. Proprio in virtù di quello che ha detto il ministro Valditara, io mi corre l'obbligo di dire che oggi la storia italiana è cambiata. Per la prima volta, e questo mi preme dirlo perché in quell'onestà che ho sempre cercato nell'evidenziare e denunciare la drammaticità della scuola italiana, noi dobbiamo però dire che oggi l'Italia sta vivendo un giro, un cambio. L'Italia è ad una svolta. Noi abbiamo vissuto nell'esperienza italiana, direi, due momenti storici importanti: la riforma sulla buona scuola del governo Renzi, che era una riforma che avrebbe potuto spezzare quel meccanismo che ho detto in modo positivo. Purtroppo poi le contestazioni sindacali, che considerano ancora la scuola un posto che è per tutelare solo posti di lavoro promessi e non esistenti, la fece naufragare. Di quella buona scuola ci rimase soltanto il decreto 06 anni, che ricordiamo salvò il comparto del sistema integrato italiano 06 anni. Oggi con il ministro Valditara possiamo dire che l'Italia può uscire, può spezzare quel meccanismo della scuola italiana classista, regionalista e discriminatoria. E sono tante le riforme di cui questo ministro, che reputo persona molto esperta del settore scuola, perché spesso al Ministero della Pubblica Istruzione non abbiamo mai neanche avuto il coraggio di porre delle persone esperte. Ampio conoscitore della scuola italiana, che cosa ha fatto? Ha capito prima di tutto che bisognava mettere mani ad una scuola che doveva tornare ad essere scuola, quindi fucina di cultura, dove poteva aiutare i ragazzi nell'arte del fare, ma anche del pensare e del sapere. E in questa direzione vanno tutti gli atti sul merito, merito, scuola che ritorna ad essere ascensore sociale, tutti gli interventi che sono stati fatti a favore dei docenti nel tentativo di stabilizzare, e ci auguriamo che Abbiamo nella i legge di minuti che bilancio. corrono, chiedo scusa se Poi ti vado interrompo, veloce, l'intervento che è però stato fatto sulla un attimo, disabilità è no, in questo fondamentale, la momento non possibilità. ti stanno ascoltando, perdonami, perché appunto già abbiamo espresso diversi concetti che è bene si imprimano nella mente e se continuiamo a fiume è impossibile. Io volevo segnalare anche alla regia, se possibile, che c'è il tuo sito, Il diritto di apprendere. Mi sembra che è stato già peraltro appunto anche segnalato qui sui nostri dispositivi tecnologici. E mentre per tanti altri aspetti relativi evidentemente a tutto il decreto scuola, avete tanti siti che riguardano i genitori, gli studenti e trovate tutti i dettagli. Tagli, non ultimo, evidentemente il riferimento ai siti istituzionali di Camera e Senato o del governo, ancor meglio del Ministero. Ecco, quello che dice Suor Anna con tanta passione e competenza lo trovate anche in questo sito, appunto. È tempo che la scuola italiana diventi davvero pubblica, il concetto di pubblico che non vada mai a coincidere con statale. Questo abbiamo cominciato a ripetere ormai quasi 20 anni fa. Quindi ringraziamo anche la Chiesa che ci ha aiutato a fare tanti distinguo. Ma adesso, Suor Moni, all'ultimo minuto te lo lascio con tutta calma, appunto perché un minuto è tanto, per fare riferimento, se vuoi, a quello che, sul quale ti ho interrotto, cioè
l'aiuto per gli insegnanti di sostegno, sono numeri veramente grandi. Oppure qualche altro tema che in questa estate comunque può rimandare alla situazione che troveremo nelle scuole e adesso al rientro, perché ormai è passato luglio, si comincia a pensare appunto comunque a settembre. Allora, io mi auguro che questi passi in avanti che il ministro Valditara e l'attuale governo sta facendo, rimettendo al centro della scuola lo studente, vadano avanti. Ribadisco, riforma sulla disabilità e stabilizzazione per 3 anni del docente di sostegno, piano estate per tenere le scuole aperte anche d'estate, serio controllo e chiusura dei diplomifici, che sono una piaga soprattutto per il Sud, e un danno enorme al pluralismo educativo e alle scuole paritarie serie. Realizzare il buono scuola dando alle famiglie un contributo che gli consenta di poter scegliere fra una scuola statale e una scuola paritaria. Salvare quel poco di scuole paritarie che restano, che oramai nel Sud sono solo pari al 4%, e noi dobbiamo tremendamente scongiurare la chiusura di queste scuole, perché vorrebbe dire condannare il paese al monopolio educativo, che non è mai di una repubblica. Ecco, io dico tutti quanti dobbiamo sostenere queste riforme. Mi appello ai sindacati, e alla politica e alla burocrazia di saper mettere al primo posto gli studenti, perché se noi non ripartiamo da una scuola seria che dà ai nostri ragazzi la dovuta conoscenza, gli precluderemo il futuro da protagonisti. Grazie, Suor Monia. Spero che appunto ci sia sempre un nostro contatto continuo per aver modo di valorizzare al meglio queste tue competenze nei momenti più Grazie. decisivi. Grazie tanto, buon lavoro e naturalmente auguri a tutti coloro che hanno la scuola nel cuore, nella mente, negli impegni, sempre, magari non mettendola mai da parte. State costruendo il futuro e noi vi siamo veramente grati per questo. Linea alla regia.